Bentrovati, l'ospite di questa settimana di persone è Giovanni Panariello. Giovanni Panariello non è un irpino, ma credo che dall'Irpinia e nell'Irpinia sia in qualche modo stato adottato da un bel po' di anni. È un medico fisiatra, è il direttore dell'unità operativa complessa. Giovanni, correggimi se ecco, nelle enunciazioni tecniche sbaglio. Direttore della unità operativa complessa dell'ospedale Moscati di medicina fisica e riabilitativa. È uno dei tre, dei due primari, per la verità, più un altro medico che ho invitato a persone per le prossime settimane. Quindi cominciamo con Giovanni Panariello, poi avremo altri due medici, ve li dico quando verranno, tutti e due certamente molto molto bravi quando Giovanni. Ecco, Giovanni, io comincerei un pochettino con farti conoscere, no? Non tanto come fisiatra perché ti conoscono già abbastanza, però mi piace ricordare che hai soltanto, e io te ne auguro altri 100, 50 anni e già alle spalle una carriera molto molto solida. Però vorrei cominciare un po' dalla tua famiglia. Allora, tu sei nato a Pomigliano Sì. da papà di Torre del Greco e Sì. mamma Marigliano. di Marigliano. Sei nato lì. Io vorrei cominciare a parlare del tuo papà, di tuo padre. Tuo padre che hai perduto purtroppo circa 9 anni fa e che faceva il marinaio. Allora, se dovessi raccontare ad una persona che non ha mai conosciuto tuo padre come me, no? Come lo racconteresti? In poche parole, soltanto in poche parole. Prima di tutto, grazie dell'invito. Mio padre era una persona di poche parole, una persona che mi ha insegnato a essere autonomo, mi ha insegnato a essere concreto e mi ha insegnato la libertà. La libertà che per lui era, forse gli veniva dettata dai suoi anni nel mare, in cui si perdeva nell'infinito del mare, per lui era una cosa importante. Diceva sempre: testa alta e schiena dritta, e male non fare e paura non avere. Mio padre fondamentalmente era questo, era i suoi sentimenti nascosti che trasmetteva col silenzio, che poi è esploso questo silenzio con la nascita dei nipoti, con la nascita delle gemelle e del mio terzo figlio, che Senti, poi tuo papà scelse, no? Ha fatto una scelta tanti anni fa di fare il marinaio, di stare per mare. Ma come ha cominciato? Soltanto così per ricordare, anche per inquadrare, perché peraltro tu papà sei figlio iniziò, unico, sì, quindi a sono maggior figlio ragione, unico. no? Incide molto la figura del padre sul figlio unico. Papà iniziò come sguattero nelle cucine e poi divenne cuoco, divenne chef e lavorava appunto sulle navi gestendo la cucina. E lui diceva sempre che era l'unico che poteva scendere quando voleva, perché se mancava il cibo doveva andare a fare la spesa nei porti dove sostavano le navi su cui era Senti, imbarcato. posso chiederti soltanto, lo so che si aprono parentesi un po' dolorose perché mi hai raccontato prima quanto fossi legato a tuo padre e quanto tuo padre fosse legato a te. Quindi anche a costo di riaprire un po' la ferita del dolore per la scomparsa di tuo papà 9 anni fa, soltanto un insegnamento che certamente tu sai che tuo padre ti ha trasmesso, un insegnamento per la professione che poi tu hai scelto di fare. L'insegnamento per la professione è bella domanda. Una volta mi disse: mi raccomando, non fare il medico come lo faceva quello che curava la spina del pesce nei denti del malato. Non so se Ah, questo è bello, conoscete no, questo è bello, questo, non so se conoscete come... questo aneddoto. No. L'aneddoto era che c'era un modo di dire, penso italiano, campano, napoletano, non lo so, in cui c'era un medico col figlio che andavano a casa di un paziente perché aveva un dolore in bocca. Aveva un dolore in bocca e c'aveva una spina di pesce
nella Tra i gengiva, denti, tra i alla denti e nella gengiva. gengiva. Diceva, mi fa male. Lui spostava la spina e non gliela toglieva e veniva pagato. Al che a un certo punto il figlio fa: papà, ma perché non la togli la spina? Perché poi quello non mi chiama più. Quindi, nell'ambito Senti, professionale. sinceramente, tu fino a che punto hai seguito questo insegnamento, che poi è un insegnamento soprattutto sul piano morale, oltre che Sul professionale, piano, molto sì, importante? sul rapporto umano col malato. Dire al 100% mi sembra giusto perché lo seguo. Lo seguo anche perché le persone che afferiscono alle nostre cure, io dico sempre, è come se te li mettessi nello stato di famiglia, perché il percorso delle disabilità complesse sono percorsi lunghi, possiamo dire, spesso e volentieri, finché morte non ci separi. Dopo ne parliamo, anche perché tra le cose di cui parliamo in questa puntata di persone, per inquadrare non soltanto la persona di Giovanni Panariello, ma anche le cose che si stanno facendo nella sanità regionale e irpena, ecco, dopo parleremo della medicina riabilitativa, della medicina fisica e riabilitativa, perché ci sono in vista delle cose molto, molto importanti che riguarderanno Solofra, il Moscati, perché Solofra fa parte del Moscati e il Moscati è anche Solofra. Giovanni, tua mamma invece, anche qui velocemente, un po' mi permetto di entrare in punta di piedi nella tua famiglia, come faccio sempre, perché attraverso la famiglia si conosce anche poi la persona, no? Tua mamma Antonietta era una insegnante. No, no, no. È un insegnante, perdonami, No, quella è vabbè, mia moglie è solo un'insegnante. Mia mamma è come? una casalinga sarta. Ah, Mia moglie è un'insegnante. tua moglie, sì, tua mamma, perdonami, tua mamma invece era una casalinga, stava in casa, eccetera. Ecco, il rapporto con tua mamma dopo la scomparsa di tuo padre si è intensificato. Ricordo sempre che sei figlio unico, perché c'è un rapporto sempre molto, No, il molto rapporto con. difficile, complicato, ma anche troppo, troppo affettuoso. A Sì, volte diventa sì, sì, addirittura sì, sì. morboso con i figli unici. Sì, io penso di essere stato un figlio unico atipico perché per volontà, forse per spirito libero che mi ha trasmesso mio padre, mi è sempre piaciuto andare a scoprire delle cose, sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, laddove spesso le cose vanno a braccetto. Con mia mamma il rapporto è sempre stato molto intenso. Mia mamma è una donna molto intelligente. Una donna molto intelligente, molto. È una combattente, non si arrende mai. Ed è sempre propositiva, nonostante oggi ha 85 anni ed ha tutta una serie di problematiche che pregiudicano parzialmente la sua autonomia, ma non si ferma davanti a niente. Il rapporto con lei è sempre stato intenso, molto affettuoso. A tratti, come dire, è un amore importante, un amore importante, ricco anche di scontri verbali, come è bello che ci siano tra mamma e figlio. Senti, posso chiederti una cosa? Cioè, quando tua mamma, hai detto quanti anni ha tua mamma? 85. 85 anni, 85 anni, insomma, gli acciacchi ci stanno, c'è poco Sì, da per l'amor fare, di Dio. e si ha probabilmente spesso e malvolentieri bisogno anche del fisiatra, no? Sì. Ecco, ma tu a tua mamma dai, o meglio, ai pazienti, dai gli stessi consigli che dai a tua mamma? Oppure ci sta una piccola riserva così, giusto familiare, dicono questa cosa qua la dico soltanto a mamma. No. No, 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 assolutamente no. No, te lo chiedo perché hai parlato prima della umanizzazione, Sì, del assolutamente, no, rapporto no, no, tra il medico e il assolutamente paziente, no. che è una cosa che. Io penso sempre, a parte che di là c'è un mio genitore, ma. Può essere, le persone vanno gestite sempre con il buon senso, quindi secondo scienza e coscienza. Anche perché qualche mio amico più grande di me dice: non ci dimentichiamo che stiamo crescendo, ci stiamo facendo grandi e di là ci potremmo essere pure noi.
Quindi trattiamoli come vorremmo essere trattati e come tratteremo un nostro familiare. Inoltre, questo mi è dettato, non so se c'è una predisposizione, perché alla fine la vita è bella perché succedono delle cose che poi ti fanno seguire un percorso, ma la disabilità ti insegna tanto. Ti insegna tanto anche da come porti alla stessa altezza degli occhi di una carrozzina. Ti fa capire che se rimani in piedi guardi la persona dall'alto verso il basso. E il mio maestro mi ha insegnato che quando mi rivolgo a una persona in carrozzina devo stare alla sua altezza. Senti, Rosa Maria, tua moglie, Rosa Maria, tua moglie che è insegnante, no? È pensionata, no? È giovanissima, tu hai 50 Mia anni, quindi moglie, è in servizio. sì. Ecco, no, ma la domanda è un'altra, non voglio sapere nemmeno che cosa insegna. La domanda è un'altra, no? Tu hai detto prima che tra le cose che ti ha trasmesso tuo padre c'è l'amore per la libertà. E poiché tu hai girato l'Italia un po' sottosopra, no? Per il mestiere che fai, per la professione che fai, sei stato a lavorare a Firenze, in Ho altri girato. posti, insomma, hai girato parecchio. Ecco, hai girato per consolidare la tua professionalità. Rispetto a questi giri, tua moglie è gelosa, tua moglie no, ti ha lasciato fare, ecco, questo è il punto. Mia moglie, se è gelosa, penso di sì, non lo dice. Però io devo tanto a lei, perché mi ha dato quella serenità, quella forza. Mia moglie è una roccia, che mi ha consentito di vedere, avere tante esperienze in diversi posti d'Italia per acquisire delle conoscenze. E io dico sempre che quando vai in un posto devi avere la bravura di capire cosa è giusto fare e la criticità di capire cosa non è giusto fare. Quindi mia moglie in questo percorso è stata fondamentale, lo è ancora. La saggezza napoletana. Parliamo un ultimo passaggio sulla famiglia, i figli. Tu hai 3 figli, hai un maschietto di 12 anni e poi hai 2 gemelle che hanno 18 anni, quasi 18 18 anni. anni Perfetto, tra un mese. tra 1 mese e 18 anni. Ecco. Vorrei chiederti, se ti fa piacere dirlo in pubblico naturalmente, no? Di queste 2 gemelle in modo particolare, che sono fisicamente praticamente sono uguali. Identiche, due cloni. Identiche, però poi mi hai detto, però poi così come fatto caratteriale, il giorno e la notte. Sì, sono il giorno e la notte. Sono, come, scusatemi il termine, alla faccia della genetica. Sono veramente il giorno e la notte, sono completamente diverse. Si equalizzano e diventano una forza, perché parlare con 2 persone che sostengono allo stesso modo lo stesso pensiero è un rapporto impari. Ma l'avventura affascinante dei gemelli è vedere la loro diversità. Nonostante sono omozigoti, hanno lo stesso corredo genetico, ma sono completamente diverse nell'approccio, nel modo di porsi. Però sono dolci. Questo è molto bello perché insomma, in qualche modo ti fa sembrare di avere non 3 ma 5 figli, no? Questa diversità, Sì, questa la diversità. mia famiglia è molto numerosa. Giovanni, un'ultima cosa su di te come persona che riguarda anche in qualche modo la famiglia, perché scegli di fare il medico? Così poi Sceglio di fare il entriamo in medico, argomento dopo. scelgo di fare il medico perché volevo fare il dentista. L'arte medica mi ha sempre affascinato e nelle mie idee c'era quello di fare il dentista. Quindi mi Numero iscrivo. chiuso, non ti riesce di fare il dentista perché insomma questa roba qua è un po', a Napoli si direbbe è una grande pagliacciata, abbiamo bisogno di medici e teniamo il numero chiuso per i dentisti e per i medici. Poi fai invece il concorso in Nello medicina. stesso periodo faccio il concorso a medicina, entro a medicina e inizio questa avventura con l'idea di fare l'odontoiatra.
Piano piano nascono tante curiosità, tanta voglia di scoprire le diverse sfaccettature dell'arte medica. Immagini quando studi le cliniche comincia questa curiosità. Sì, infatti mi piace molto l'approccio clinico, l'inquadramento della persona e frequento il reparto di medicina. Frequento il reparto di medicina di cui rimango affascinato per il modo di inquadrare il paziente a 360 gradi e mi sposto l'attenzione anche sulla clinica dei bambini, quindi frequento anche la pediatria, che allo stesso modo mi suscita tanta curiosità, lo scoprire delle nuove cose, avendo anche dei professori di riferimento che avevano un ottimo approccio con i pazienti dal punto di vista umano e anche dal punto di vista professionale, inizio piano piano a capire che mi piacerebbe qualcosa ad ampio raggio. Ecco, nasce così la medicina fisica e riabilitativa come specializzazione, una specializzazione che hai non conseguito solo, col non massimo solo, dei però voti. Nasce in me quel desiderio di fare qualcosa di trasversale, di occuparmi dell'inquadramento a 360 gradi della persona, sia dal punto di vista tecnico, clinico, medico che sociale, perché la riabilitazione ha diversi contesti da approcciare. L'abbattimento di una barriera architettonica al rientro a domicilio è un problema sociale, ma ce ne dobbiamo interessare noi. Nel frattempo, al periodo, si faceva il servizio militare e inizio a frequentare un'associazione di volontariato per disabili a Cicciano, alla chiesa Santa Maria degli Angeli, dove c'era un prete molto molto pregnante, un uomo molto molto diretto, e ci invogliava. Questa associazione di volontariato divenne un punto di ritrovo per tanti giovani e a questa associazione afferivano le diverse disabilità, distrofie muscolari, bambini con malattie genetiche, eccetera eccetera eccetera. E una volta, mi ricordo, e questo fu proprio un momento decisionale per me, che un ragazzo, Angelo, affetto da distrofia muscolare, mi disse: Giovanni, tu sei fortunato. E io dissi: perché? Perché tu puoi scegliere quando andare a mangiare un gelato, io non posso scegliere. Questa cosa mi colpì e penetrò in me, lasciando un grosso segno nel rapporto con le persone che hanno questi bisogni e queste necessità. È un campo molto molto particolare, molto delicato, la riabilitazione. La riabilitazione è molto vasta. Io dico sempre a me stesso: posto che vai, riabilitazione che trovi. Sì, ma c'è qualche aneddoto che ti è rimasto particolarmente impresso, qualche cosa che ti è accaduto frequentando, quando hai frequentato, se hai frequentato, non saprei dirlo io, Palazzo Santa Lucia, cioè il governo regionale dal quale poi dipendete un po' tutti quanti, no? Come professionisti. Sì, in effetti i percorsi di cura sono governati dalle istituzioni partendo dal Ministero e a 36 anni un gruppo di giovani fisiatri decidemmo di far parte, assumendone la guida, del gruppo regionale Campania Basilicata della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione. Tu sei stato segretario regionale, mi sì, pare, di questa società di fisiatria. Sì, e nelle nostre idee era ben chiaro un discorso: che il connubio con le istituzioni, che il connubio tra istituzioni e la parte tecnica, cioè noi medici, quindi i dirigenti regionali e i dirigenti medici, camminando insieme, potevano creare dei percorsi virtuosi per i cittadini. All'epoca l'assessore regionale, se ricordo bene, era Raffaele Calabrò. Professore Calabrò. Professore Calabrò. Decidemmo di scrivere una mail. In una nottata partorimmo una mail in cui il concetto fondamentale era che in Campania,
per i percorsi autorizzativi non, e i percorsi riabilitativi non ben delineati, era più facile avere un miracolo da San Gennaro che una carrozzina all'uscita di una degenza riabilitativa. La mail si concluse con i saluti di rito. Dopo 2 o 3 mesi fummo contattati dalla segreteria regionale, dal Palazzo Santa Lucia, dagli uffici dell'assessorato e fummo convocati il 14 agosto. Una data, Insomma, come importante la dire, vigilia di una Ferragosto. data calda, ma calda in tutti i sensi. Chi era in vacanza, chi giustamente in quel periodo. Io, il vicepresidente nazionale, decidemmo di tornare a Napoli per andare a parlare con colui che ci aveva convocato, l'assessore regionale. Ricordo un caldo tremendo. E il vicepresidente nazionale era in giacca e cravatta, io ero vestito con una polo e un pantalone di cotone perché faceva veramente caldo. E mi ricordo con molto piacere una battuta che il vicepresidente Giampaolo mi disse: Giova, ma non ti sei messo giacca e cravatta, ma quando capiterà che io e te parleremo con l'assessore regionale? La cosa mi mortificò un po', però faceva caldo. Salimmo a Palazzo Santa Lucia e c'era persone che dovevano parlare con l'assessore. E mi ricordo che c'era l'aria condizionata rotta e il vicepresidente grondava. E io scherzando, gli si è visto meglio che sto io. Entrammo in polo e pantalone. Entrammo nell'ufficio dell'assessore, che anche lui era con la maglietta e il pantaloncino e il pantalone di cotone. E guardava il vicepresidente che grondava, visto che c'era l'aria condizionata. E io feci una battuta nel dire: presidente, assessore, si è vestito così per lei, ma penso che i condizionatori lo abbiano molto penalizzato visto il 14 agosto. E un po' si sciolse, come dire, quel primo impatto con una persona, con l'istituzione. Immagino che tu hai approfittato del fatto che si fosse sciolto il Sì. ghiaccio, che mi pare che facesti una battutaccia, o no? Cioè una battutaccia, hai detto una cosa vera, No, eh? dissi la cosa che scrissi nella mail fondamentalmente. Dissi: purtroppo i percorsi riabilitativi in Campania, nonostante il ministero lavori, sono ancora un po', come dire, contorti. E lui, Il fatto della senza. carrozzella? Sì, gli ho ripetuto la carrozzella della la battuta della mail. Disse: assessore, in Campania è più facile avere un miracolo da San Gennaro che una carrozzina autorizzata dall'ASL all'uscita della degenza riabilitativa. Infatti molti erano costretti ad andare alla Caritas, alla chiesa, all'oratorio. E lui chiamò una persona preposta, disse: da oggi in poi la società di medicina fisica e riabilitazione, nella persona del dottore Panarello, sono invitati a tutti i tavoli tecnici sulla riabilitazione, a tutti i tavoli di lavoro. E così è stato per anni. Bene, Giovanni, abbiamo purtroppo pochissimo tempo a disposizione, il tempo è avaro, beh, poi in TV quando le cose sono belle passa anche velocemente. Quanto è migliorata la riabilitazione in Campania? È uno dei settori più importanti, diciamocelo, per le ragioni che tu spiegavi prima, cioè c'è bisogno per tante cose, per chi ha avuto problemi neurologici, cardiologici, ortopedici. Quanto è migliorata? Te lo chiedo perché la domanda, ecco, vado al cuore della domanda, a Solofra sta per aprire il nuovo ospedale di Solofra e la riabilitazione in quell'ospedale avrà un ruolo molto molto importante, cioè diventerà un polo di riabilitazione di interesse non soltanto regionale ma addirittura nazionale. Ci spieghi come sarai tu il capo lì, vero? Sì, Già lo sai di fatto, no? Come sarà organizzato? Così lì le cose che possiamo sapere senza infrangere. allora rispondo ad entrambe le domande. Allora, avendo girato soprattutto molto tempo nell'unità spinale di Firenze, dove i percorsi erano ben delineati, io chiedevo a me stesso perché qui non lo possiamo fare allo stesso modo.
Perché il paziente non deve essere ben seguito in tutto il suo percorso di cura, anziché avere delle interruzioni inutili che vanno contro quello che è un percorso di cura decente? Non voglio parlare di governo clinico, ma di decenza. E l'occasione che mi fu data dall'incontro in Regione Campania fu trasformata in numerosi decreti regionali. I percorsi ictus, i percorsi femore, i percorsi BPCO riabilitativi. Tutte queste cose ben delineate hanno avuto dei freni un po' dal blocco del turnover dei concorsi che c'è stato per anni in Campania, dal commissariamento, ma negli ultimi tempi c'è una grossa accelerata. Quindi c'è la prospettiva, anche perché la riabilitazione nel No, ma pubblico. c'è una grossa, assolutamente sì. Negli ultimi 3-4 anni c'è stata una grossa accelerata, una grossa attenzione sulla riabilitazione, sui percorsi riabilitativi. E quindi ho capito che grazie all'esperienza di aver visto più posti, grazie alla bontà delle istituzioni regionali che ci hanno convocato sempre, oggi siamo ancora nella cabina di regia dell'ictus. Notizia di 6 mesi fa, stiamo lavorando per delineare le stroke unit, come Cioè, sia. avere questo polo, perdonami Giovanni se ti interrompo perché abbiamo davvero poco tempo, no? Ma tutta questa esperienza, tutti questi percorsi ai quali hai partecipato, Abbiamo per un delineato. eccesso di modestia non lo dici, magari lo posso dire io, hai dato dei suggerimenti davvero eccellenti, no? Ci danno qualcosa in più della speranza che il polo di riabilitazione può funzionare? E con quale rapporto con il privato? Perché penso che il privato sia importantissimo in Il questo privato campo. è fondamentale e sarà un partenariato. Noi dobbiamo lavorare in sinergia per accompagnare le persone con affette da grosse disabilità nei loro percorsi di cura. E grazie a questa direzione strategica, tutto questo è stato ben delineato al Moscati con l'istituzione delle UBBR ospedaliere. Senti, ma la direzione strategica, perdonami, non voglio entrare troppo nelle cose vostre, no? Ma ti fa lavorare tranquillamente, ti fa. Assolutamente sì. Cioè, hai la libertà che Sì, tu dicevi prima sì, per poter fare le cose o no? sì, assolutamente sì. Si è creato un ottimo rapporto professionale e umano basato sulla fiducia e sulla coerenza che mi ha permesso, ci ha permesso, perché il primo giorno ero solo al Moscati, oggi siamo già in 20 Quanti persone ne sarete, appunto? Cioè, parliamo di facendo. una Se prospettiva. aprissimo, se apriamo, no? Se apriamo, ora che apriamo i 40 posti letto a Solofra, corredati da una palestra robotica al piano terra, oggi è Cioè, mi stai dicendo che ci sarà una palestra robotica, ho capito assolutamente. bene? Le innovazioni tecnologiche sono il cuore della riabilitazione in questo momento, ovvero della medicina. Noi abbiamo immaginato di avere una degenza con due setting riabilitativi, quindi riabilitazione specialistica ma lungo degenza, con due palestre di reparto, con degli ambulatori per gli esterni di fisiatria ultraspecialistica, patologie quali la continenza, la spasticità, eccetera, eccetera, e una palestra robotica che servirà sia ai pazienti interni e sia ai pazienti ex interni che diventano esterni. Perfetto, Giovanni, scusami se ti interrompo davvero perché purtroppo abbiamo un tempo molto molto avaro. Io vorrei strapparti un impegno, no? Oggi, perché a questo capitolo dovremo dedicare molto più tempo per far capire, si tratta di una cosa molto molto importante. Ti strappo l'impegno a tornare da me, non più come persone, ma come speciale medicina fisica e riabilitativa, per parlare delle cose che saranno fatte a Solofra, in maniera che, insomma, anche queste favole che Solofra ha chiuso, non ha chiuso, eccetera, insomma, è un capitolo troppo importante. Ti posso strappare l'impegno? L'impegno è già preso, ma Perfetto. si sta lavorando la direzione strategica e i tecnici che andranno a lavorare lì stanno lavorando tantissimo ed in maniera precisa per costruire un ottimo plesso dedicato anche alla riabilitazione, oltre che alle altre Perfetto, specialità. Giovanni, abbiamo impiegato anche i tempi supplementari, vedi, perché
Il tuo racconto è stato bello, così lineare, così ricco. 30 secondi oltre i tempi ai calci di rigore, 30 secondi. Non ti chiederò dello scudetto del Napoli perché mi immagino una risposta, quindi la felicità si vede soltanto già dagli occhi, no? Se dico due nomi, medici, non il plurale di medico, ma medici primari di ortopedia del Moscati, che è stato mio ospite e quindi lo devo citare necessariamente, e Rumiano, ecco, questi due cognomi, che cosa ti dicono in 10 secondi? Perché ce li siamo magnati tutti i secondi a Allora, disposizione. Medici è un mio amico di vita, una persona che abbiamo condiviso tanti percorsi umani, familiari e professionali. Rumiano è Claudio, è una persona che è entrato nella mia vita all'inizio degli anni 2000, facendomi conoscere l'allora direttore generale Ziccardi, perché voleva creare un reparto di riabilitazione per pazienti spinali a Solofra. Il mio rapporto con Solofra quindi nasce con Claudio Rumiano, che è stato colui che mi ha presentato Solofra nel tempo, e quando io ero, l'ultima mia tappa è stata in Ruggi d'Aragona a Salerno, e tanti medici, purtroppo, dico oggi, stanno lasciando il pubblico, e all'epoca ci stavo pensando anch'io. Mi chiamò quando ero in vacanza con la famiglia nella mia amata Sicilia, dove torno spesso, dicendomi che c'era un ottimo progetto della nostra della direzione strategica del Moscati nel creare un polo riabilitativo, guarda guarda, a Solofra, che è sempre stato il mio destino. Quindi Claudio è una persona a cui voglio molto bene ed è una persona estremamente, estremamente Ti intelligente. garantisco sentimenti condivisibili in tutta la provincia di Avellino, non soltanto perché parliamo di un gran signor medico, di un gran signor fisiatra. Grazie, grazie a Giovanni Panariello per Grazie a voi. essere stato con noi. Hai un impegno, approfondiremo questa materia sul piano più tecnico, scientifico, medico, perché merita per l'importanza che questa materia riveste anche nel rapporto con il privato. Grazie ancora, grazie a voi, arrivederci con la prossima puntata di Persone.